Buona vita a tutti, buona vita a tutti. Qui Maika Mario Russo. Vorrei parlarvi della mia esperienza con la sciatica. Mamma che dolore, che scosse, ma non potevo mettere i piedi in terra. Avevo quell'ombrello con la punta, con il lungo, col manico. Non pioveva, ma io dovevo appoggiarmi su qualcosa. È uguale, antidolorifici, quelle. Se aiutava, aiutavo poco veramente e per poco tempo. Finché ho scoperto il rimedio russo, grazie a Dio che ci sono i russi. Io sono russo. Come si cura la sciatica? Semplicemente c'è un po' da soffrire più o meno per fare e rimettere a posto delle cose. Non è una grossa sofferenza. Io in 2 giorni, dove sono? Facciamo così, in 2 giorni, 2 notti, perché lo facevo prima di dormire, mi sono curato per sempre, penso per sempre, almeno sono 12 anni che non ho più male con il nervo lombo sciatico. Ci vogliono pochi ingredienti. Non è niente da bere, è da fare tipo di pomata, cataplasme, con l'alcol e degli ingredienti segreti. Ah, non te lo dico così, non te lo dico così, perché? Perché io l'ho studiata questa, io l'ho studiata, io non dormo le notti, mi compro i libri, guarda, anche là nell'armadio si vede che c'ho dei libri. Non è che sto insieme in buio, però dove andare qua sotto? Ecco, vedi la luce, c'è il lampadario là sotto. Soltanto che tu mi vedi così, chi se ne frega. Dovrei fare come i blogger professionisti, mettermi qua, microfoni così vari, forse neanche non mi senti bene, metti auricolari. Comunque, morale della favola. Se vuoi sapere questa ricetta, 3 euro li versi su Patreon per i creatori di contenuti. E tu avrai accesso di leggere la ricetta. Capito? Su Patreon funziona così. Tu ti iscrivi, ti scegli chi vuoi sponsorizzare, in questo caso me, poi che tu vuoi vedere dei lati B, sono cavoli tuoi, fai quella che vuoi, però per la lombo sciatica, seguimi. 3 euro al mese, ma io ogni mese pubblico delle cose, così che se vuoi sapere di più, anche per le altre problemi, se no, dopo primo mese disdici l'abbonamento, te ne vai e torni quando ne hai bisogno, mi cerchi di nuovo e ti ricorderai che io ci sono. Non è che puoi disdire l'abbonamento. Vabbè, questa ricetta a 3 euro lo puoi sapere. No, non te lo dico perché tu hai speso già un sacco di soldi in farmacia, si scrive farmacia, si legge farmacia, e non hai ottenuto dei risultati. Te lo assicuro io che non hai ottenuto dei risultati desiderati. Capito? Ibuprofene, stronzate varie. Vai, vai. Fai quella che vuoi. Io sono sicuro di quella che dico. A me mi ha aiutato. E non me ne frega niente della vostra dittatura, che la nonna se ti insegna a prepararti un tè, una camomilla, è la pratica abusiva dell'esercizio medico, bla bla bla. Io per adesso ho solo aiutato, ho solo guarito le persone. Mentre quelle là c'hanno migliaia di morti sulla coscienza, capito? E li bruciano perché il virus non si deve propagare. Come? Uno è malato, sta in casa con i familiari in un'altra stanza, capito? E non è un pericolo, quarantena. Mentre chi è già morto, e se muore uomo muore anche il virus, deve essere bruciato. Perché? Per non lasciare le tracce. Io non avrei permesso con un mio familiare che si facesse questa cosa qua. Capito?
In Russia non si fa queste cose qua. Se voi permettete, prego. Capito? Non c'è logica in tutto questo, non c'è logica. Cacchio, lo metti dentro una bara ben sigillata, no? Siliconata, se vuoi, con un vetro dove vedo il mio caro e esegue, faccio le sue esegue, lo seppellisco intera con tutta la tradizione, la religione, quella che vuoi. Ma non me lo bruci tu di nascosto dentro un sacco nero. Ma se voi permettete, tanto voi a me non crederete, ma io non ti dico di credere, ti dico solo di provare. Ma se fosse una Vanamarchi, un Don Nascimento, l'avreste creduto. Che vi critico, certo che vi critico. Voi meritate più della critica, molto di più di una critica. Capito? Perché se uno ti vende delle pillole che metti in bocca o delle pomate, anche se non ti aiuta, c'è un sacco di effetti collaterali, dice: ah, ma è giusto pagare. Se invece uno ti insegna a pescare, non è giusto pagarlo, no? Solo a colui che ti vende pesce è giusto pagarlo. Allora sei tu che non vuoi essere un uomo libero. Vabbè, voi con la vostra logica, io con la mia, non è che sto litigando con qualcuno, tanto sto fretendo io. Io penso che uno come me, che lavora, che studia, che è un ricercatore, che sperimenta su se stesso, ha diritto almeno a un caffè. Vuoi fare il tirchio? Fai il tirchio. Che temi la truffa? Non mi metto io a te. Tanto dall'indirizzo IP del computer, dalla geolocalizzazione, cose varie, chi ha da trovarmi mi trova, non ti temi. Non temere. Capito? Sei tu che hai un po' problemi. Se pensi che uno come me ti truffa, ti possono trovare quelle su eBay. Non è che tu a me mi dai il PIN della tua carta. Così come compri un paio di scarpe su Amazon, un libro, che vari, così anche su Patreon si compra dei contenuti. Perché il sapere è una merce.